precisione del più sofisticato degli orologi, non è in grado di scandire l'intervallo su cui è sospeso questo amore. Ammesso che Dio sia un orologiaio, come spiegare questa fretta e il ritardo costante con cui le mie dita falliscono i contorni del tuo volto? Trascinato dalla scia di treni incastrati in occhi che vorrebbero arrestarli, col tremore di un bacio messianico sospeso nell'eternità. Seduto in stazione, ho ascoltato il frastuono di binari arrugginiti, ruggenti di violenza, bruciati dal sole d'agosto, dalla cinica puntualità con cui tutto si dirige nella direzione univoca, irrevocabile del tempo. Ci devi della libertà. Sarà a forza di sentirci soli che capiremo di non poter fare a meno l'uno dell'altra. Ma srotolando con pazienza il gomitolo dei giorni dalle scorie della morbosità, un filo puro, ma sottilissimo, si tenderà tra l'abisso che separa le nostre solitudini, incapace di instaurare un legame. E allora, quando ti vedrò andar via, come potrò impedirlo? Siamo pronti, eh? C'è troppa luce. Ciao. Vabbè, se Marcello vuole dire qualcosa. Io su questa canzone. Bravo Marcello. No, nel senso che secondo me questa canzone chiaramente noi abbiamo avuto pochissimo tempo per provare e quindi il nostro tentativo è stato semplicemente quello di voler tradurre in musica una sequenza visionaria relativa a alcuni scritti di Fabio. Questo è il brano, secondo il mio modestissimo punto di vista, nel quale l'amalgama musica e parole raggiunge il suo apice, quindi speriamo che vi piaccia. A noi ci piace. Marcello, com'è lavorare con Fabio? Come la collaborazione con Fabio? La collaborazione con Fabio è stimolante? È stupenda, è stimolante, perché lui è un non musicista, ma è proprio per questo che io lo stimo. In che senso? Ecco, nel senso che nell'ambito della storia della musica
se volete io posso sì. parlare, ma temo che queste cose vi possa annoiare. Bravo Marcello, bravo. I più grandi musicisti, bravo. Coloro che sono stati rivoluzionari, 5 minuti prima. Attilio, coloro che sono stati, secondo me, secondo il mio punto di vista, dei veri precursori rivoluzionari, ma questo non vuol dire che lui sia un precursore, però comunque è per e sono proprio i non musicisti, coloro che non hanno una formazione accademica, coloro che arrivano al nocciolo della questione senza. E lui arriva attraverso magari dei loop, dei giri primordiali, ma ci arriva. Stop. Poi ovviamente ognuno di noi è libero. 30 secondi. Ciao! Vai. 15. Ma quindi vuol dire che Fabio, oltre ad essere scrittore e fotografo, è anche musicista? È un non musicista, e quindi è un musicista. In quanto non musicista, noi veniamo dal punk. Stiamo facendo i salti mortali per vendere il libro, se non ve ne siete accorti. C'è tutta un'estetica dietro, centinaia di idee. E anche editore. 92 di applausi. Luca, sei d'accordo con questa cosa? No. Allora, cioè, vuoi discernarci, perché se poi chiedi a Luca di rispondere. Che bello, perché c'è gente che suona, gente che canta, gente che scrive. Siamo? Comunque Fabio è anche imprenditore. Senza soldi. Fabio è un artista a 360. Completo. Completo. Dalla produzione del disco fino alla sua vendibilità. E come tutti gli artisti che si vogliono rispettare, c'è il make. Esatto. Da questo punto di vista. Marcello, basta, ha già parlato troppo. Vai, scusa, Marcello. Adoro che io sono noioso. Quando suoni. Suona, Marcello, esatto, sì, suona. Perché la maggior parte degli uomini si dice tutto freneticamente al primo incontro? Non mi sono mai fidato di chi, sin da subito, mi ha riempito di domande. Solo chi all'inizio si prende del tempo per aprirsi, sarà disposto a concedere all'altro il tempo di rivelarsi in profondità. Senza questa reciproca attesa, i rapporti umani si mantengono irrimediabilmente in superficie. La sua vita interiore.
eccomi qui, ancora una volta a perdere tempo, alla disperata ricerca di qualcuno disposto a perdere il suo di tempo, per salvare una parte di quello da me perduto. Si suggellano gli addii per conferire realtà al tempo che passa. Gli uomini si annusano, si sfiorano, si studiano in silenzio come bestioline bisognose d'affetto, e solo alla fine si riconoscono, ma di solito è troppo tardi o troppo presto. Non si è mai in tempo per ingannare il tempo, non si è mai in tempo per ingannare il tempo. L'istante fuori dal tempo, viaggiare, amare, credere sull'abisso dell'ingestibile. Bisogna aver compiuto il salto mortale. Distante e fuori dal tempo. Viaggiare, amare, credere. L'abisso dell'ingestibile. Il salto mortale. Faceva parte della coreografia, non so. Dai il testo lì. Che cazzo devo mettere? Vai. Avevo promesso a Sam che stamattina saremmo andati a nuotare nel lago. Ho dovuto tenere fede alla promessa, malgrado il clima rigidissimo. L'acqua era ghiacciata. Ho impiegato un'ora. Thank you.
quando sono uscito dall'acqua mi sono sentito straordinariamente rinvigorito. Adesso, nella camerata, la legna scricchiola nella stufa. Tutti gli altri sono usciti per un'escursione e ho deciso di non seguirli. Avevo voglia di restare solo. Quel che è strano è che da quando sono qui, non mi sono mai sentito solo. A tutti ancora, questo è l'ultimo pezzo. Addio. Tranquillo, ci piace. Non ci credo. Non ci crediamo mai. Non lo so. Vabbè, Nadia, tu non sei credibile. Adesso c'è una parte un po' ambient, aspetta. Senso che c'è una base come prima, è un pezzo registrato da me nei momenti, diciamo, di sclero. Però ha a che fare con la Russia anche questo, nel senso che ero a agosto perché ero sceso per fare il passaporto prima di partire. Sono stato solo una settimana qui, quindi mi sono dovuto fare tutto l'agosto a Roma. Faceva un caldo assurdo e quindi sto pezzo è nato davanti al ventilatore. Io l'avevo chiamato sconcerto per chitarra e ventilatore. Non è un concerto, ma è uno sconcerto. Quindi ne è venuta fuori sta cosa. Poi in realtà l'abbiamo usato soltanto per riempire, perché i pezzi erano pochi. Poi Marcello ci suona sopra. Pronto? Thank you.
solo dopo essere scesi fino alle radici, laddove il cuore umano attecchisce nei doveri di questo mondo, facendo i conti con la sporcizia e la tenebra, si ha il diritto di alzare lo sguardo verso la luce che innerva di gloria il cielo forato dal sole, che comunque continua a risplendere sulle teste di tutti, buoni e cattivi, buoni e cattivi. Gli uomini non sono numeri, ma spesso i conti finiscono col tornare anche nelle cose umane. Scriva i limiti della libertà, rispettando l'ancora imbattibile possibilità umana di rifiutarsi all'amore, di rifiutarsi all'amore. Siete liberi.